Innanzitutto vorrei ringraziare il magnifico rettore Francesco Bertini per aver avuto la innovativa quanto coraggiosa iniziativa per la prima volta nella storia dell'Università degli Studi di Bologna di destinare un ruolo nel suo secolare cerimoniale ad un rappresentante degli alunni e in particolare per avermi invitato a parlare a nome degli alunni della East Coast degli Stati Uniti durante l'inaugurazione di quest'anno accademico. E per me è un vero piacere, un grande onore essere tra voi in questa giornata così importante, per non dire solenne, della vita della nostra università. L'inaugurazione dell'anno accademico non è soltanto un'occasione di riflessione legata a un nuovo inizio per la nostra università, così come per tutte le istituzioni cittadine coinvolte, per i soggetti economici che guardano l'Ateneo come riferimento educativo di alta formazione, per gli studenti che desiderano conoscere e capire progetti e intendimenti per l'anno a venire, per i docenti e per il personale impiegato a diverso titolo. L'inaugurazione dell'anno accademico è anche un momento speciale nel quale celebriamo la nostra comunità. Comunità che è fatta non solo di studenti, che sono al centro dell'universo accademico, di professori, ricercatori e personale non docente, ma anche appunto di alunni. Ho avuto modo di parlare con il rettore sia a Bologna che in occasione di un incontro a New York la scorsa primavera, ed ho subito compreso quanto questo progetto di dare vita, dare nuova vita alle associazioni di alunni, non soltanto qui in Italia ma anche nel mondo, gli stia convintamente a cuore. Condivido appassionatamente il proposito di rifondare e sviluppare un network di alunni a livello transnazionale e credo fermamente che la creazione di tale network, se noi, in quanto alunni, saremo in grado di supportare adeguatamente l'università in questo sforzo, rappresenterà un salto qualitativo importantissimo ed un arricchimento sostanziale dell'esperienza accademica. Dobbiamo tutti avere l'ambizione e la determinazione di dedicare tempo e risorse a questo progetto per fare in modo, tra l'altro, che l'Università di Bologna consolidi, come diceva prima il rettore, ed aumenti la sua leadership internazionale quale ente di istruzione terziaria al pari dei più prestigiosi atenei europei e mondiali. In questo breve intervento vorrei raccontarvi cosa sta facendo il nostro chapter dell'East Coast e cosa ci proponiamo di organizzare nel prossimo futuro. Vi parlerò in seguito dell'importanza e del significato, secondo me, di essere alunni e di quanto fondamentale tale legame sia soprattutto per chi, come me, vive all'estero e sente il bisogno di tenersi in contatto con chi ha condiviso la medesima esperienza accademica. Innanzitutto una breve introduzione personale. Mi sono laureato a Bologna nel 1991 in giurisprudenza ed ho proseguito i miei studi di legge alla Georgetown University di Washington DC. Nel 1999 mi sono trasferito a New York, dove esercito da allora la professione di avvocato. A gennaio dello scorso anno sono stato contattato, come altri che vivono a New York, via email dal rettore, il quale annunciava un incontro con la prorettrice alle relazioni internazionali, professoressa Alessandra Scagliarini, e la professoressa Beatrice Fraboni, delegata per le relazioni internazionali in Europa e Nord America. L'incontro era appunto finalizzato a dare impulso alla costituzione di chapter di alunni, in particolare negli Stati Uniti. A seguito di quell'appuntamento e di successive riunioni e comunicazione, insieme ad altri alunni che abitano nella East Coast degli Stati Uniti, quest'anno abbiamo fondato una not-for-profit corporation, con sede appunto a New York, dal nome Bologna Alumni USA East Coast Chapter. Siamo connessi a un gruppo di circa 150 ex studenti presenti negli Stati Uniti, anche se il numero di laureati dell'Università di Bologna che risiedono negli USA è molto più elevato. La cosa più affascinante, della quale francamente sono orgoglioso, è vedere quanto meritato successo abbiano raggiunto i nostri alunni. Ci sono negli USA nostri scienziati, medici, ingegneri, managers, professori e ricercatori in tante prestigiosissime istituzioni universitarie, società e tech companies di caratura mondiale. Il nostro chapter ha un comitato esecutivo di 8 persone, del quale sono presidente, che ha il compito di elaborare e organizzare iniziative ed eventi di carattere culturale, sociale e ricreativo per gli alunni dell'Università di Bologna negli Stati Uniti, per gli attuali studenti e per i professori e ricercatori che si trovano negli USA per periodi di ricerca o di insegnamento. Per ora abbiamo avuto un paio di social events e stiamo strutturandoci per organizzare eventi, incontri e iniziative coerenti con la nostra missione. Invito tra l'altro chiunque di voi passi da New York a contattarmi attraverso il sito web degli alunni. Se vi viene in mente qualche idea per iniziative o quant'altro e magari ci date una mano, ne saremo estremamente grati.
Mi sono chiesto più volte quale fosse la ragione dello straordinario desiderio di coinvolgimento che abbiamo riscontrato fin da subito. Il termine alunni è un termine inclusivo ed evocativo, in quanto ci ricorda la nostra appartenenza a un gruppo di persone legate ad un'esperienza comune. Il nome deriva dal latino alumnus, che significa figlio preferito, discepolo, e deriva dal verbo alere, nutrire, alimentare. Ha la stessa radice di alma mater, la madre che nutre, che nel Medioevo divenne un nome allegorico per indicare l'università ed è appunto il motto del nostro Ateneo, Alma Mater Studiorum. Adottando ed abbracciando la nostra identità di alunni, riusciremo ad espandere gli stretti confini che spesso disegniamo intorno a noi stessi. Dobbiamo pensare alla nostra alma mater come un luogo permanente, dove allacciare e sviluppare relazioni personali e professionali e dove coltivare e nutrire la nostra esigenza di progresso intellettuale e arricchimento personale. In particolare, all'estero questo network di alunni ci consentirà di dare una casa comune alla diaspora accademica che ha creato legioni di ex studenti dell'Università di Bologna in tutto il globo, come diceva il rettore. La laurea e il dottorato di ricerca sono senz'altro dei traguardi, faticosi da raggiungere, che richiedono una dedizione assoluta, ma anche il punto di partenza per tutto quello che verrà nella nostra vita. Guardare al futuro è la nostra responsabilità. Far tesoro del nostro passato e metterlo al servizio degli altri è il nostro obbligo morale. Ritengo che il nostro primo compito, quali alunni, debba essere di aiutare gli studenti ad arricchire la loro esperienza accademica. Horace Mann, grande educatore politico e riformatore americano, diceva che l'istruzione, al di là di tutti gli altri dispositivi di origine umana, è un grande equalizzatore delle condizioni dell'uomo, è l'equilibrio del meccanismo sociale. Ebbene, tale importantissimo compito di istruire nuove generazioni non grava soltanto sui professori e docenti, ma deve essere supportato anche dagli alunni, che grazie alla loro formazione universitaria sono riusciti in moltissimi casi a raggiungere importanti obiettivi professionali e personali. Gli alunni dell'Università di Bologna sono come il gigante addormentato. Gigante perché, come si diceva prima, circa 18.000 studenti si laureano presso il nostro Ateneo ogni anno, per cui è facile comprendere come la target audience, per così dire, sia composta da centinaia di migliaia di persone. Addormentato perché finora questa comunità numericamente enorme, questo colossale capitale umano composto di scienziati e letterati che attraversano professioni ed occupazioni di ogni tipo, non si è attivato come potrebbe e come dovrebbe fare. Gli ostacoli allo sviluppo delle nostre alumni association sono tanti, ma per riuscire in questa impresa basta guardare il modus operandi delle università private, che sono state in grado in molti casi di costituire associazioni di ex studenti estremamente utili, efficaci e solide. Possiamo anche noi riuscire a dar vita ad una istituzione autorevole e duratura che diventi un punto di riferimento imprescindibile ed abbia un suo ruolo preciso nella vita accademica. La domanda che dobbiamo porci per motivarci in questa impresa è semplice. Cosa mi può offrire il mio network di alunni e cosa posso io offrire in cambio? Per cominciare, siate curiosi. Leggetevi la rivista online dell'Università di Bologna. Partecipate agli eventi organizzati dall'università anche dopo che vi siete laureati e soprattutto prendetevi carico di dar vita o partecipare attivamente alle associazioni di alunni anche online attraverso i social media dove siamo presenti con gruppi dedicati. Concludo ricordandovi quanto importante sia la nostra missione di alunni, creare una comunità permanente e globale al fine di aumentare la consapevolezza, la partecipazione, le opportunità di volontariato e l'impegno filantropico a favore dell'Università di Bologna, in primis dei suoi studenti, e a favore della società in generale. John Fitzgerald Kennedy diceva che il successo di un'università si misura attraverso il contributo dei suoi alunni alla vita della nazione. Teniamo sempre in mente l'importanza di vivere da alunni e ricordiamoci in ogni momento di quanto sia fondamentale restituire almeno un po' di quello che abbiamo ricevuto da questa splendida Università degli Studi di Bologna. Grazie.